Sony Ericsson Xperia Play è stato certamente uno dei prodotti che ha raccolto il maggior interesse al Mobile World Congress. Ha suscitato anche diverse domande sul forum di hardware upgrade. Abbiamo posto alcune di esse a Maurizio De Palma, marketing manager di Sony Ericsson in Italia. Maurizio, tornati da Barcellona, abbiamo raccolto un po' di domande dai nostri utenti su Xperia Play. La prima è: questo marchio PlayStation Certified, che cosa vuol dire? Allora, il marchio PlayStation Certified è un qualcosa che ci rende particolarmente orgogliosi. Tutti voi avete saputo del lancio di questa PlayStation Suite e quindi la volontà del mondo PlayStation di aprirsi al mondo Android. Noi siamo il primo device che PlayStation ha certificato per portare i giochi PlayStation, ma non solo, vedremo di molti dei publisher, sul mondo Android. Quindi PlayStation darà questo marchio PlayStation Certified solamente a quei device, a quei telefoni che consentono di avere un'esperienza di gioco che loro considerano all'altezza della PlayStation, e quindi è con particolare piacere che noi siamo il primo e unico device oggi sul mercato a potersi giovare di questo marchio, diciamo. E qual è il legame con i giochi che sono già presenti sull'ecosistema PlayStation? Molti si chiedono: potrò portare le mie partite dalla PlayStation al cellulare? Allora, in realtà ad oggi sono due piattaforme diverse, no? Una è la piattaforma appunto PlayStation e la piattaforma Android. Quello che PlayStation e Sony hanno annunciato è esattamente creare questo ponte tra il mondo PlayStation e il mondo Android. Quindi alcuni dei giochi PlayStation, ma anche dei più famosi publisher che oggi sono disponibili sul mondo PlayStation, verranno portati sul mondo Android, e quindi sarà possibile giocare anche multipiattaforma, però sulla tipo da una PlayStation 3 contro un utente che sta giocando con l'Xperia Play, con lo stesso ovviamente gioco. Questo ad esempio avverrà con un gioco come Dungeon Defender, che non solo è multiplayer ma è anche multipiattaforma. E questi sviluppi quando li vedremo? Allora, non dipende da noi, diciamo. PlayStation e Sony stanno lavorando, però tanto per dirvi un'idea, il porting di un gioco su PlayStation nel mondo Android può richiedere fino a 2-3 mesi, quindi voi conoscete tutti l'ampio catalogo del mondo PlayStation e quindi questo richiede un po' di tempo, quindi oggi non possiamo commentare quando e come, quali giochi verranno portati dal mondo PlayStation al mondo Android. Invece, venendo a quello che spetta proprio a voi, il telefono quando lo vedremo in Italia, su che canali, il prezzo? Allora, il telefono lo vedremo in Italia a partire da fine aprile. La cosa che ci tengo a segnalare è che arriverà con 7 giochi precaricati completi di tutti i livelli, quindi ci sarà FIFA 2010, Asphalt 6 ad esempio, The Sims 3, quindi dei giochi comunque dei top seller arriveranno precaricati su questo telefono. In più al lancio garantiamo almeno 50 giochi già disponibili sull'Android Market, oltre ovviamente a tutto il resto dei giochi Android già disponibili sull'Android Market, che chiaramente possono essere giocati anche su questo telefono. Abbiamo deciso di fare un lancio con gli operatori, in particolare abbiamo scelto un operatore tra tutti che oggi non posso ancora svelare, ma che con cui abbiamo stretto una grossa partnership per il lancio di questo telefono. Quindi cominceremo con gli operatori da metà aprile a un prezzo al pubblico 599, salvo poi le offerte dell'operatore tariffarie che stanno definendo, aprendolo poi agli altri operatori, successivamente anche all'open market. E la piattaforma Arena che fine fa? Confluisce poi nel... Allora, tutto il mondo Sony ha fatto una scelta direi molto importante, quella di creare un unico ecosistema di contenuti. Quello più di successo oggi era il PlayStation Network, che conta già 200-250.000 utenti registrati ed è stata un po' la base del sistema Curiosity di servizi che è stato annunciato da Sony, che è in PlayStation, è sui televisori Bravia, su altri device del mondo Sony e presto sarà anche sui nostri telefoni. Quindi nel momento in cui si uniformeranno questi servizi, tutto il mondo Sony avrà accesso ai contenuti di film, di musica e altro intrattenimento su Curiosity. Ottimo, abbiamo risposto a tutte le domande, grazie. Perfetti, ringrazio.